Bentrovati amici amanti del poker e benvenuti ad un nuovo video della Poker Academy, la prima scuola di poker in Italia che vi fornisce contenuti gratuiti per migliorare la vostra performance al tavolo. Siamo qui, oggi con un nuovo quiz, in cui parleremo questa volta di 3-bet pot. Partiamo proprio dallo spot. Un giocatore apre per 3 dal bottone e decide di fare una 3-bet con asso-asso. L'original raiser chiama e siete così in zappa al flop. Questo recita 10 di cuori, 9 di picche, 4 di picche. Ed eccoci alla domanda di questo quiz. Contro quale di questi tipici avversari faresti più spesso check con la tua mano di valore per provare a giocare in modo più bilanciato? A. Un giocatore occasionale. B. Un regular che ritieni capace. C. Un regular molto nitty, chiuso sia prima che dopo il flop. Se hai bisogno di pensare, non esitare a fermare il video. Forniremo la risposta corretta tra 5 secondi. Ebbene, la risposta corretta è la B. Vediamo perché. Contro il giocatore occasionale, non dovresti preoccuparti troppo di bilanciamento e dovresti anzi pensare soltanto a prendere il massimo valore. Siccome questi avversari sono di solito passivi, il modo migliore di farlo è puntare, neanche troppo piccolo. Potresti pensare che un check sia il modo migliore di prendere valore da un giocatore nitty, ma di solito non è così. Anche questi avversari tendono a giocare con cautela nei 3-bet pot, ma siccome hanno un range di partenza molto forte, puoi aspettarti azione sulle due puntate. In genere non si tratta di giocatori formidabili, e per questo motivo il bilanciamento non dovrebbe essere una delle tue priorità. Contro i regular scapaci, il discorso è ben diverso. Questi avversari cercheranno di attaccare ad ogni segnale di debolezza, specie quando hanno posizione. Per questo motivo dovresti proteggere il tuo range di check, inserendo mani forti da chiamare o persino rilanciare. In questo modo punirai la loro aggressività e ti rivelerai una spina nel fianco ai loro occhi. E con questo è tutto! Avevi intuito la risposta corretta? Speriamo che questo quiz ti sia piaciuto e possa darti qualche spunto per le tue sessioni. Non mi resta che augurarti un grosso in bocca al lupo da parte di tutto il team Stanibet e darti appuntamento ad un prossimo video. Ciao!